È una grande festa quella che ha tenuto Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, a Marina di Vasto. Una festa che ha portato insieme tre generazioni, un arco temporale molto ampio quello che abbraccia il suo pubblico. Ci sono le famiglie con i bambini, molti adolescenti e giovani, e poi gli adulti che sono giunti qui dalla Puglia, dalla Sicilia e da molte altre regioni d'Italia. 20.000 partecipanti, questi i numeri comunicati dagli organizzatori. Sta terminando in questo momento il concerto di Giovanotti, un concerto che è iniziato alle 15 e finisce alle 23:30. Con un'ultima canzone per te. Tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco, probabilmente il più importante, oltre al sempreverde Gianni Morandi, che come ha detto anche lo stesso Giovanotti è mitico, perché ha fatto, insomma, è imbattibile, ha fatto la storia della musica italiana. È salito anche Gali, che ha ricevuto le congratulazioni da Giovanotti. La prossima estate voglio vedere il Gali Beach Party, gli ha detto, sta innovando il panorama della musica italiana. Sempre Giova, come risposta alle critiche ricevute sull'impatto ambientale dei suoi concerti, ha detto: mi scoppia quasi il cuore a vedere la gente ballare in acqua, non è con i sensi di colpa che si risolvono le cose, ha ribadito più volte. Il concerto infatti ha voluto avere anche un impatto anche sulle coscienze dei tanti ragazzi che in questo momento stanno lasciando, delle persone insomma che in questo momento stanno lasciando l'area del concerto, perché si sono alternati accanto ai vari artisti sul palco anche tante pillole di personaggi che hanno esperti del, insomma, di cambiamento climatico, come Alex Bellini e tanti altri, che insomma hanno in qualche modo insegnato qualcosa al pubblico, a queste persone che insomma stanno lasciando il palco. Tra gli artisti che si sono esibiti nella seconda giornata c'è stato anche il vastese Khetra, del duo di producer Takagi e Khetra, che ha regalato a Giovanotti una maglietta del Vasto Basket e che ha acceso il pubblico quando ha detto che questo concerto con Giova a Vasto è il più importante della sua vita. Questa è la seconda volta che sono venuta quest'anno e è molto bello, veramente un'esperienza diversa rispetto agli altri concerti e da vivere. Il momento più atteso invece, come lo ha definito lo stesso Giovanotti, è stato il matrimonio, questo matrimonio laico che in ogni data del tour Giovanotti, accompagnato da Saturnino, celebra al centro dell'area concerti nel pomeriggio. Questa volta però un cambio di programma, ha sostituito la classica serenata rap con Sono un ragazzo fortunato, perché si trattava di un ragazzo del nord che aveva chiesto in sposa una ragazza di Vasto. E il Giova Beach Party è diventato il Giova Love Party. Damiano Crognali, Vasto. Guarda che sole che c'è là fuori.